Buongiorno, sono Chiara Brillante, medico oculista del Poliambulatorio Guarnieri. OCT è l'acronimo di tomografia a coerenza ottica ed è un esame diagnostico che serve a studiare la morfologia di alcune strutture oculari, come la macula e il nervo ottico. In particolare, l'OCT della macula è un esame che serve a studiare e a misurare gli spessori, i volumi e a valutare i profili ed eventuali alterazioni patologiche della zona centrale della retina, mentre l'OCT del nervo ottico serve a misurare lo spessore delle fibre nervose che lo compongono. L'OCT della macula serve a diagnosticare e a monitorare le maculopatie, come ad esempio la degenerazione maculare legata all'età, come alcune patologie chirurgiche che necessitano quindi un approccio chirurgico come il Packer maculare, e le forme di edema maculare come l'edema maculare diabetico. L'OCT del nervo ottico invece è utile all'oculista per la diagnosi e la gestione del paziente affetto da glaucoma. L'esame OCT è un esame semplice, ripetibile, assolutamente non invasivo per il paziente e ha la durata di pochi minuti. Il paziente è seduto di fronte allo strumento, viene invitato dall'operatore a fissare una mira luminosa. E in questo modo possono essere ottenute delle scansioni ad alta risoluzione delle strutture che si vogliono analizzare.